situazione, no. Oggi invece sarà sorprendente. Lui mi dirà chi è disponibile, chi è indisponibile. Facciamo prima dire se sono disponibili, forse o... Indisponibili. Ma poi ti chiedo anche che vigilia sempre, insomma, che vigilia è come l'alberto. Allora, i disponibili. Di o in? Eh? Di o in? No, no, i disponibili li vedremo domani dopo la seduta d'allenamento. Sono tutti convocati, tutti i 25. Quindi non ci sono indisponibili. Ovviamente ci sono alcune situazioni, diverse situazioni da verificare, perché tanti giocatori vengono da percorsi difficili, gli squalificati, però in questo momento non esiste il giocatore, esiste la squadra. La squadra è arrivata fino a qua, ha fatto un grande percorso e la squadra deve chiudere nel migliore dei modi questo campionato. Quindi domani non mi interessa il modulo, non mi interessa l'11, mi interessa che chi scenderà in campo farà sicuramente bene, trascinato sicuramente da un grandissimo pubblico che da ora in avanti deve spostare proprio gli equilibri, perché abbiamo bisogno di loro come della società. Questi ragazzi hanno bisogno di una spinta, questo sprint finale dove siamo un po' la gola bilancia di questo campionato, abbiamo bisogno veramente del sostegno di tutti. Ma ci sono situazioni adesso? Beh, Belmonte e Fazzi sono sicuramente quelli che non ci saranno, gli squalificati. Il resto saranno tutti a disposizione, capiamo ovviamente cosa potrà accadere. Senti, ma avverti più una pressione, una responsabilità oppure... Guarda, io oggi veramente ho una carica di entusiasmo incredibile. Cioè, proprio sto vivendo ogni singolo istante di questo finale di campionato con una gioia incredibile, perché credo che arrivare a questo punto e sapere che tutto dipende da noi, quando dico tutto significa il fatto di poter disputare o non disputare i playoff, il fatto che aggrappate a noi ci sono anche tante altre squadre, il fatto di avere una classifica ottima che purtroppo non basta, però da una parte ovviamente ci inorgoglisce, dall'altra parte ci carica di responsabilità, e questo è un ulteriore step che dobbiamo fare. Per questo credo che ci sia bisogno del sostegno di tutti incondizionato, e poi dipende da noi. L'unico modo che abbiamo per garantirci i playoff è quello di fare 9 punti in 3 partite, quindi noi dobbiamo giocare per vincere e questa sarà la nostra strada. Senti, faccio un passo indietro. All'inizio settimana c'è stata la visita degli allievi del Master della PDC, con i futuri colleghi. Ti sei conservato qualcosa oppure hai spiattellato tutto il tuo sapere? No, beh, innanzitutto è stato per noi, parlo con noi come Perugia, un motivo d'orgoglio che la scuola di Coverciano, nelle persone di Paolo Piani e Renzo Olivieri, hanno pensato al Perugia, anche perché in genere le visite master sono orientate a squadre, insomma, con un blasone più importante. Hanno fatto giri in Europa, hanno visto Borussia Dortmund, la Fiorentina, l'Inter, quindi la Juventus, la Nazionale. Quindi pensare che una realtà oggi di Serie B possa aver attirato l'attenzione, credo che sia un motivo d'orgoglio per tutti noi. Poi c'è stato un confronto, perché come ho detto a Olivieri e a tutti gli altri, non credo che ci sia un allenatore che possa dare lezioni agli altri, ci sia solamente la possibilità di confrontare delle idee. Io ho detto le mie idee, anche perché non credo tanto nelle porte chiuse, porte aperte, nel dire, nel non dire. Io credo che la differenza tra le varie idee sia come uno poi riesce a trasmettere e a farle arrivare ai ragazzi. Altrimenti sarebbero tutti allenatori uguali, no? Il copia e incolla andrebbe bene dappertutto. Invece credo che poi il carattere dell'allenatore, dei calciatori, il modo di fare, il modo di vivere queste idee sia poi la differenza. Quindi ho semplicemente riportato quello che è il mio pensiero, come cerco di vivere il mio ruolo da allenatore,
E questo sicuramente partendo proprio dalle tante idee che sono nate lì a Coverciano. Insomma, io l'ho detto scherzando, ma ho detto la verità. Insomma, nei primi corsi, quando sentivo parlare Olivieri, ovviamente avevo ancora la testa da calciatore, sentire di tante cose, avevo tanta confusione e un po' anche di scetticismo. E a distanza di tempo invece trovo proprio gioia in questo ruolo. Penso che insomma, se oggi potessi scegliere fare l'allenatore o il calciatore, farei sicuramente l'allenatore. È un ruolo di molta più responsabilità, ma per il mio carattere almeno lo sento più adeguato. Questa vigilia, no? Tu per il calciatore, partita importante, c'è differenza tra... E poi, dal punto che in squadra i giovani, ma anche i veterani, gente intorno, la vivono in maniera uguale, diversa. Per esempio, Tardelli una volta disse che alla vigilia di partita importante lui non dormiva, notte insonne per caricarsi. Io forse una delle pochissime qualità che ho sempre avuto, che non soffrivo le pressioni, quindi quando commettevo un errore era perché ero proprio tecnicamente non... Quindi la sto vivendo così, grande serenità ma grande entusiasmo, lo stesso entusiasmo che avevo 20 anni fa quando mi è capitata l'occasione di giocare in Serie A davanti a questo pubblico. Un po' l'incoscienza, un po' dico che se uno è qua c'è con merito... È giusto giocarsela, meglio giocarsela male che non giocarsela. Quindi dico sempre ragazzi, giocate sbagliate, preferisco avere rimorsi e non rimpianti. E questo è quello che vedo anche in loro. Quindi ho visto grande gioia, grande serenità, c'è voglia di chiudere benissimo una stagione che fino ad oggi è ottima, ma deve rimanere così fino alla fine. E poi, come ho detto, giocare i playoff per me significa Serie A. E quindi io la Serie A me la voglio giocare. E negli occhi dei ragazzi c'è la volontà di farlo e credo che sia difficile, perché ora più che mai i playoff, come dicevo, sarà difficilissimo fino alla fine. Sono 3 partite difficilissime, partendo da questa, perché l'avversario è forte, perché la classifica è difficile, perché ci sono tanti punti tra noi e la terza, e quindi può un grande campionato non bastare, quindi dovremmo renderlo ottimo ancora di più, vincere 3 gare con serenità, con gioia, non preoccupazione. La preoccupazione fa parte di chi sa di non aver fatto il suo. Noi abbiamo fatto invece, credo, qualcosa di buono, vogliamo renderlo ottimo, per questo dobbiamo spingere sull'acceleratore, non aver paura di nulla. Affrontiamo una grande squadra, però abbiamo dimostrato di esserlo anche noi, giochiamo in casa, dobbiamo... Abbiamo la possibilità di tenere vivi i playoff per noi e per le altre squadre. Credo che siano da una parte responsabilità, ma da una parte anche una grande iniezione di carica e di morale. Cristian, mi perdonerai se io voglio andare un pochettino al solo. Per capirci, c'è un'alternativa a sinistra del Prete e fra Monaco e Volta chi è in vantaggio? E Monaco e Volta oggi si sono riallenati per la prima volta in squadra. E quindi... devo vedere anche le risposte, perché l'allenamento è finito da 1 minuto, sapete che poi ci sono le varie valutazioni mediche, le risposte, quelle insomma le sai sempre nel pomeriggio, per questo ho detto che domani mattina capirò un po'. E a sinistra useremo un po' di fantasia, questa è l'alternativa. Io invece vorrei allargare un po' più il discorso. Lei ha confidato oggi che le piace allenare, questo si era capito un po'. Percepisce anche che lei nella sua mente ha un'idea della sua carriera sempre in crescita. Io la vedo già in la domanda è: hanno rinnovato 2 dirigenti fondamentali per la storia del Perugia, per la crescita, che hanno, lei lo confermerà, un ruolo decisivo, determinante in questa stagione, che comunque vada sarà una stagione positiva. Questo significa che il terzo tassello è solo una formalità? Quando parlo di terzo tassello parlo dell'allenatore a prescindere dalla categoria? Ma sì, innanzitutto sono contento perché la società, io dico non solo quest'anno, penso che l'era Santo Padre
è stata veramente ricca di soddisfazioni, no? Insomma, l'escalation fino alla Serie B, primo anno di B playoff, lo scorso anno forse è stato l'unico leggermente al di sotto delle aspettative, quest'anno fino ad oggi è stata una bella cavalcata, quindi credo che il merito principale sia di chi in questi anni ha sempre fatto parte del Perugia, quindi la parte tecnica, direttore Goretti, direttore Pizzimenti, il presidente Gianluca Comotto, insomma, persone che in questi anni hanno lavorato e hanno sempre fatto bene. Sono contento quindi del loro rinnovo, poi ovviamente sono loro che coordinano l'area tecnica e faranno le loro valutazioni su quello che sarà il futuro. Io credo che in questo momento la preoccupazione dell'allenatore sia veramente l'ultimo pensiero, perché stiamo giocando ogni 3 giorni e credetemi che ogni mio pensiero è rivolto alla partita di Spezia, alla voglia di vincere questa partita, alla voglia di andare a vincere la Latina, di vincere con la Salernitana, di arrivare carichissimi ai playoff e giocarci la Serie A. E spero che tutti questi discorsi possano farsi appena finito il campionato, magari con una categoria in più, perché prima dicevi dell'ambizione, io credo che ognuno di noi debba avere l'ambizione, no? Penso che ogni professionista abbia la voglia di poter migliorarsi e questo è anche la mia società, quindi il presidente è il primo ad essere ambizioso, i direttori, quindi non è una cosa che determina la scelta finale, quindi in B sì, in A no o viceversa, è semplicemente che mancano 20 giorni, 38 giorni, 37, no, 35 giorni se mettiamo la finale playoff dentro, e quindi il tempo per parlare ce n'è veramente poco, non la volontà, perché quello l'ho sempre detto, io a Perugia sto bene, devo tanto a questa società, sto facendo il percorso che credo sia giusto per un giovane allenatore, quello di crescita, di errori, e di sapersi migliorare, di accettare i consigli, di beccarsi qualche critica, saperle rielaborare tutte e fare il suo percorso. Quindi io sono contentissimo. Ripeto, non è oggi il momento di parlarne, ma non è un problema né di tempi né di nulla. Quindi. Buongiorno. Negli ultimi tempi, insomma, diciamo così, mi è sembrato di capire che la partita d'andata con lo Spezia, insomma, era rimasta un pochino qui, forse a te in particolare, ma insomma un po' forse in generale un po' a tutti. Ti chiedo se è vero e quindi in relazione anche a questo la partita di domani. Ma la partita d'andata è stata, io credo, un po' il momento di maggiore difficoltà. Da lì è iniziato un po' un percorso travagliato, perché abbiamo perso Di Carmine per una frattura, Monaco per infortunio, Brighi per infortunio, 2 giorni dopo abbiamo perso Nicastro, Rosati per infortunio, cioè sono venute fuori una marea di situazioni, da lì in poi abbiamo avuto una rosa praticamente decimata e poi ricordo quella partita dove eravamo passati in vantaggio, non l'abbiamo interpretata assolutamente nel migliore dei modi, però alla fine abbiamo sprecato anche 2 occasioni clamorose, ricordo quella di Trolè, quella di Nicastro, praticamente a porta spalancata. Quindi il rammatico era stato perché, nonostante le tante difficoltà che avevamo avuto, soprattutto per demerito nostro, alla fine avevamo avuto anche le occasioni per pareggiare, invece non ci si è riusciti. Quindi dispiaceva, perché poi era una sconfitta che arrivava dopo tanti risultati utili e quindi c'era questo rammatico, però non è che ci abbiamo il dente avvelenato con lo Spezia, noi abbiamo solamente la voglia di vincere la partita e sarebbe stato così a prescindere dall'avversario, quindi accade domani sera contro lo Spezia, accadrà sabato prossimo con Latina, perché ripeto, se vogliamo essere sicuri che i playoff si possano giocare, noi dobbiamo fare 9 punti e dipende da noi, il futuro nostro e ahimè purtroppo anche quello delle altre, quindi questa doppia responsabilità ci piace e ci carica. Dello Spezia in questa situazione molto particolare, perché si ferma il Perugia, di fatto quasi toglie i playoff a tutti, se però perde rischia di rimanere fuori. Io se fossi nello Spezia giocherei la partita per vincere, perché ogni squadra credo che a questo punto debba fare il suo per cercare di non avere rimpianti, quindi io giocherei per vincere, per cercare di entrare nei playoff sempre se poi si dovessero disputare, quindi non credo di trovare uno Spezia dimesso che venga insomma con l'idea
di voler non vincere la gara, anche perché lo Spezia dovesse perdere, può darsi che possa perdere lei stessa, insomma, la possibilità di rientrare nelle 8. Quindi sono sicuro che lo Spezia verrà qui per fare la sua partita, come ha fatto sempre nelle ultime gare, dove ha fatto anche molto bene, perché ho visto la gara con la Spalla, ha avuto diverse occasioni, ha vinto a Verona, a Frosinone ha perso una partita che secondo me, insomma, è stata anche un po' condizionata da quell'episodio sullo 0-0, insomma, il gol netto di Granoci. Poi poteva finire 5-1 per il Frosinone o magari 3-0 per lo Spezia, questo nessuno può dirlo, però è ovvio che è stato un episodio che ha condizionato quella gara. Quindi è una squadra in salute, che ha fatto bene, ha grandi giocatori, un ottimo allenatore, una società forte alle spalle, ha tutte le qualità per consolidarsi. Credo che negli ultimi 3 anni abbia sempre centrato i playoff e quindi forse di più, no? Quindi è una squadra che ha costanza di rendimento e mi aspetto di trovare una squadra che venga qui a fare una grande partita. Ecco, prima faceva giustamente riferimento alla giornata che ha avuto anche un po' l'attenzione nazionale, in cui lei tra virgolette era in cattedra. Ci può rivelare l'impartimento cardine in questo, diciamo, come l'ha definito, colloquio con gli altri colleghi, innovativo suo? Qual è stato e dove invece ritiene che possa ancora migliorare e maturare? Poi per la partita di domani, se ci sarà a Campora, se potremo vederlo un po' più avanti, in posizione un po' più avanzata, o se sarà sempre comunque deputato ad elastico di entrambe le parti. Beh, l'incontro con gli allenatori, come ho detto, non è stata una lezione, è stato semplicemente da parte dei corsisti vedere le metodologie di lavoro delle varie società. Quindi hanno visto la nostra impiantistica, l'organizzazione societaria, come è organizzato lo stadio, come lavora lo staff tecnico, gli orari di allenamento e metodi di allenamento. Quindi è stato solamente un confronto su quelle che sono le nostre metodologie. Per quanto riguarda il resto, c'era la domanda di Acampora. Sì, Gennaro è uno di quelli che può giocare dall'inizio. Vediamo, perché aspetto di vedere ovviamente la disponibilità di quelli che stanno realmente bene per capire chi far giocare e come disporci in campo. Poi c'era stata una domanda intermedia, no? Mi sono perso un pezzo? No, no, se, su che cosa ritiene di poter migliorare? Ah, quello su tutto, perché quello che faccio oggi è diverso da quello che pensavo un mese fa. E sono sicuro che tra un mese farò cose diverse, quindi credo che il calcio moderno sia un'evoluzione continua, quindi studiare, non fermarsi, cercare sempre di portarsi avanti. Senti, al di là dei disponibili o indisponibili che avrai in difesa, la situazione ottimale per affrontare lo Spezia sarebbe giocare a 3 o a 4? Giocare all'attacco. Poi 3 o 4, ormai siamo abituati a tutto. Però dobbiamo giocare all'attacco, che dobbiamo vincere. Quindi mi piace che la squadra abbia la mentalità offensiva come l'abbiamo avuto col Verona. Ecco, come partita me l'aspetto simile a quella. Due squadre che provano a giocare palla, giocatori forti, squadre organizzate e voglia di vincere da entrambe le parti.